Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Garage Anni 8. Si riparte da Polystyrene Simulator e si riparte dal torneino 250 ATP. Lo chiamiamo torneino perché, lo sapete, ho deciso di fare, anche visto che insomma li saltavo spesso, facevo un po' lo sborone perché la posizione numero 30 in classifica mi aveva dato la testa, però abbiamo visto che non facciamo mai risultato andando a fare solamente tornei grandi. Ho deciso di ripartire un po' più dal basso, diciamo, quindi torneino 250 ATP, che però insomma, come vedete, torneino prevede di giocare contro Johnson, Rude, Tiafoe, Urcas, Fritz, insomma contro gente abbastanza importante. Detto questo, la prima l'abbiamo vinta contro Krajinovic con non poche difficoltà, e adesso siamo ai quarti di finale contro Johnson, ragazzi. Vediamo un po' quello che succede, vediamo un po' se abbiamo messo la testa a posto, se giocheremo tranquilli, se abbiamo alzato la nostra prima di servizio. Insomma, dobbiamo vedere sempre tante cose. Andiamo a scegliere la monetina, vediamo se la fa scegliere a noi. Sì, la fa scegliere a noi. Scegliamo di qua a sinistra, non so che simbolo sia. Perdiamo il lancio e il nostro Johnson sceglie di il campo, basta, incredibile. Noi andremo a servire invece, ragazzi. Steve Johnson, l'americano, contro Johnny Cingomma, l'italiano. Vediamo un po' quello che succede. Io spero di farvi vedere un buon match, ragazzi. Partiamo. Subito una bella prima di Johnny Cingomba. Un grande spolvero proprio. Bravissimo Cingomba con questa volée. 15-0. Purtroppo non va. La prima qua si va di seconda. Profondo Johnson. Sbaglia l'accelerazione di rovescio. 30-0, ragazzi. Ci vorrebbe un bel lungo linea, ragazzi, di quelli belli così. E viene bene. 40-0. Un buon primo game fino a qua per il nostro Cingomma. Bel servizio, palletta corta, arriva Johnson ma non la prende, dunque 1-0, chiude il game, il servizio a 0, il game a 0, ragazzi. Il nostro Johnny Cingomma, dai, così vediamo un po' alla battuta che cosa farà Steve Johnson. Noi cerchiamo di mettergli più pressione che possiamo, si picchia un po' adesso. E picchiamo bene, ragazzi, perché lo facciamo sbagliare. 15-0. Grandissimo Cingommissimo fino a qua. Inutile ovviamente dire che questo torneo servirebbe quantomeno una bella finale per Cingommissimo. Servirebbe proprio come il pane, ragazzi. Servirebbe tantissimo. Siamo 0-30 intanto, qua attenzione. Bravissimo Cingommissimo, oggi sta giocando veramente bene. Forse è merito di tutto l'allenamento fatto in settimana. Uno scambio che Johnson sta tenendo bene anche lui, però, fino adesso. Proviamo a cambiare la velocità dei colpi in top spin, vediamo, variamo spesso, andiamo di back. Vediamo se lo induciamo all'errore. Adesso appena ho la possibilità provo a tirarmi un pochino più forte, ragazzi, quando mi arriva una palla tirabile, tipo questa, forse è il punto che ci serviva. Eccolo là, ragazzi, il nastro ci dà una mano, 0-40, grande Cingomba, tre palle break che sono tre set point, grandissimo Cingomba. Vai così, ragazzi. Archiviamo il primo set subito, se riusciamo. Purtroppo eravamo disattenti qua. Ho voluto forzare il colpo quando non dovevo. 30-40, ragazzi, succede sempre così,
Di nuovo un altro set point, eccolo là, stavolta ce l'abbiamo con l'errore di Johnson, con l'errore di Johnson. Player 2 leads, one set to love. Beh, allora, una buona prima di servizio, 75%, direi che ci sta, direi che ci sta. Direi che ci sta proprio, ragazzi, 75%. 0 ace, ma va bene, servizi vincenti 0, 1 di Johnson. Doppi falli 0, altra buona statistica. E 3 vincenti noi, un errore gratuito e basta. 0 vincenti Johnson, 5 errori gratuiti Johnson. Direi che non è male, non è male. Si riparte, ragazzi, con il secondo set e speriamo che insomma vada bene come, come il primo. A noi ci andrebbe bene portare a casa un quarto di finale così 2-0-2-0. Si partirebbe proprio con il piede giusto. Si partirebbe, via, si continuerebbe con il piede giusto. Ma qua un bel passante di Johnson. Ci mette un po' di tremarella, eh? Un po' di tremarella. Vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa adesso. Buono, ragazzi. Sbaglia Johnson, 15 pari. Buona la prima di Singomba, che piano piano sta aumentando anche la velocità di servizio. 174 km orari. Qua una bella smorzata. Mi ricordo che insomma i primi servizi che si tirava erano sui 150, 160, adesso si arriva addirittura a 180, guardate là. Stiamo proprio migliorando tantissimo anche su questo, ragazzi. Piano piano le nostre statistiche arriveranno in alto. Attenzione, 30-15, lo scambio qua si fa a lungo, è importante per Cingommissimo. Non molla Johnson, non molla neanche Cingomba, attenzione, il nastro ci fa mollare. 30 pari dunque. Riga esterna di Johnson, ragazzi. Si prende, ragazzi, ma quanta paura, questa non si prende. Johnson aumenta i giri del suo tennis, attenzione, aumenta le sue giocate, aumenta la sua classe. E 30-40, ragazzi, palla break per Johnson in avvio di secondo set, incredibile. Qua non ci mette la prima di servizio, purtroppo si va con la seconda. Bravissimo Cingomba però, picchia un pochino meglio, adesso è il momento, vai così, vai, tieni botta Cingommino, tieni botta, attenzione, non ci credo, non mi aspettavo il lungo lì, ragazzi, c'è il break di Johnson, incredibile, incredibile ragazzi, avvio di secondo set, spaventoso per Cingomba, boia. Rivediamo i fantasmi di altre partite, tipo quella con Monfils, per questo l'ho nominato spaventoso all'inizio di secondo set qua, perché si vedono i fantasmi, ragazzi. 15-0, concentrazione massima, dai, così, dai, 30-0, cerchiamo la concentrazione ancora di più di prima, perché così se no non si va da nessuna parte, mamma mia. 3 set point, ragazzi, per Johnson, incredibile. Veramente incredibile quello che sta succedendo qua in quel di Marrakesh, in Marocco, ragazzi. 40-15. Buh, 40-30, il nastro stavolta ci aiuta non poco, ragazzi, non poco. Pari, 3 set point annullati da parte di Cingomba, un po' con l'aiuto di Johnson e un po' con la nostra bravura, ragazzi, l'abbiamo annullati clamorosamente. 40 pari, attenzione, ci aveva un po' spaventato, se no Johnson ci stava spaventando, anzi, cioè ci sta spaventando ancora, ha giocato 2-3 scambi di altissimo livello proprio. Qua ovviamente la frustrazione per aver sbagliato 3 set point si trasforma in doppio fallo, ragazzi. Che annulla però questo servizio a 196 km orari Johnson. Di nuovo parità dunque, attenzione,
Bravissimo Cingomba qua a tenere botta nonostante le difficoltà, dei colpi che ci fa giocare Johnson. E arriva la palla break, attenzione, dopo tre set point a sfavore abbiamo una palla break. Dai così Cingommissimo, proviamo a rimettere in pari la situazione allora con il break che ci ha portato via Johnson. Sì che passa, buono ragazzi, buono, mamma mia ragazzi, siamo usciti da questo tunnel di gioco di Johnson impressionante e siamo sempre qua e siamo ancora qua e già come direbbe il comandante ragazzi, uno pari, non va la prima di servizio, si va con la seconda di servizio da Cingommissimo, piazzalo lì, buono, picchia un pochino adesso che puoi, è rimasta sulla corda, sulle corde la palletta però ragazzi, questo è bello, ci fa muovere a destra e a sinistra Johnson mentre lui continua a giocare da fermo praticamente e chiaramente piano piano ci porta a sbagliare il colpo ragazzi con la stanchezza. 0-15, attenzione a non rifare lo stesso errore di prima di farci breccare la grandissima, però che stavolta non potrebbe non essere così clemente Johnson. 15 pari ragazzi, buonissimo, ora la prima. Sì, buono ragazzi, buono, ce l'abbiamo, 30-15, vai così. Sì, bel servizio ragazzi, bel servizio, 40-15. Questo è un punto importante adesso perché ci garantirà il tie break per il secondo set. Vediamo un po', lo facciamo magistralmente con questo passante. Bravissimo ragazzi. Bel colpo, lo rivediamo, bella smorzata di Cingommissimo là. Corta corta, la prende per poco Johnson, ma poi il passante diagonale rovescio di Cingomma è micidiale e ci porta sul 2-1. Dicevo, palletta importante perché questa qua ci porta sul 2-1 appunto e ci garantisce quantomeno il tie break e soprattutto mette un po' di pressione a Johnson che sa che comunque se vuole passare il 7 vincendolo e portandolo avanti deve affrontare un tie break. 30-0, attenzione però ragazzi perché stiamo distraendoci troppo, sta tirando delle mine a 196 km orari, 190, non scende sotto 190 Johnson. Seconda di servizio, adesso ci scende per forza con questa seconda. 30-0 intanto, Cingommissimo perché abbiamo ripreso il match in mano, abbiamo ripreso in mano la grandissima, abbiamo ripreso tutto dalla nostra parte, c'era per un attimo sfuggito di mano perché Johnson aveva aumentato di non poco l'asticella del suo tennis, poi probabilmente e fortunatamente per noi non è stato in grado di mantenerla così. Devo rindietreggiare qua ragazzi, peccato. 40-0, peccato, sono dovuto tornare indietro perché ero nella terra di nessuno e c'è stato poco da fare là, peccato ragazzi. Ah, va bene lo stesso, buono ragazzi, mi sento pronto per affrontare un tiebreak, due pari alla fine, sì, ci può stare il tiebreak, dai, se lo merita Johnson quantomeno visto quei momenti di grande tennis che ci ha fatto vedere a tutti qua in questo stadio africano ragazzi, sulla costa occidentale africana del Marocco. 1-0 Johnson che ci porta subito via il servizio, non rientra qua la prima di servizio però si va con la seconda, ecco sì, bravissimo Cingommissimo, bravo Johnson. Attenzione ragazzi, attenzione, 2-0, conferma il mini break di vantaggio Johnson, vediamo se ce lo rende con questo passante, sì, buono, ce lo riprendiamo ragazzi, 2-1. Quindi rimettiamo in pari le cose. Abbiamo bisogno di buone prime di servizio, angolatissime così, per farci fare il punto subito, ragazzi. Buone, ragazzi. Due pari. Cingomma un buon 76% di prima di servizio. Buono, ragazzi. Siamo riusciti ad aumentare questo dato in questo match, che è veramente importante. Soprattutto i doppi falli li abbiamo a zero. Quindi questo è un buon dato. Continuiamo a mantenerlo semmai così ragazzi.
Peccato, qua non entra la prima. Ed ecco il doppio fallo, lo so, perché ho appena parlato. Vediamo un po', no, insomma, ci grazia ragazzi, il gioco non ci fa fare il doppio fallo, va bene così. Dunque, due pari adesso. Vediamo se si può andare in vantaggio 3-2 noi oppure no. Vediamo che succede in questo scambio, che sarà ancora fino all'ultimo sangue, come è successo fino adesso. Sbaglia Johnson, portiamo a casa noi due servizi, 3-2. Dai così ragazzi, che va benissimo, eh. Proviamo a prendergli un punto a Johnson per mettergli un pochino di fuoco al culo, scusatemi la parola, come si suol dire, di fuoco fra le chiappe, ragazzi, bruciamoli le chiappe. Però il primo non le abbiamo portato, non le abbiamo preso, abbiamo girato sul tre pari intanto. Esternissimo qua. Questo lo voglio portare a casa, quindi concentrazione massima. Aia. Sì, è entrata, pensavo andasse lunga, ragazzi. Ho sentito la stecca, ho sentito. Sbaglia Johnson, bravissimo Cingomma, stavolta che tiene. 4-3. Ancora come prima, due buone prime di servizio sarebbero eccellenti per noi, sarebbero fondamentali. Questa purtroppo non va, pensavo fosse buona. Buona, abbiamo retto il colpo fino adesso con questo secondo servizio. Sbaglia, 5-3, ottimo così ragazzi. Bella questa, chiudiamolo, peccato non si chiude, sì, lo sbaglia. 6-3, sono 3 match point ragazzi, 3 match point. Dai Cingommissimo così, mi piaci. Primo match point da difendere con la seconda servizio, sarei tentato di aggredire subito. Aggredisco subito. Sempre aggrediamo ragazzi, lo gioco al massimo questo game ormai. Qua devo rallentare perché se aggredivo lì rischiavo la rete, come in questo caso. Peccato. 6-4, adesso rimettiamo le cose con calma ragazzi, perché ho voluto provare a fare lo scambio del secolo, non è riuscito. Rimettiamo le cose con questo lob e con questo lob, con questo lob approviamo il semifinale del torneo 250 di Marrakech in Marocco ragazzi. Sono contentissimo, contentissimo. Grande Cingommissimo che porta a casa un gran match, 2-0, 3-2 il secondo set al tiebreak. Perché? Perché il nostro Steve Johnson in avvio di secondo set è cambiato da così a così proprio, è cambiato tantissimo. È cambiato tantissimo e ci ha messo lui il fuoco al culo per un bel po', ragazzi. Bene, andiamoci a vedere la finale, la semifinale, che sarà contro Rude, ragazzi. Contro Rude, attenzione, il fantasmino Casper insiderà, il nostro norvegese Casper insiderà il nostro Johnny Cingomma, l'italianissimo, in questa semifinale in Marocco, a Marrakech, ragazzi, mentre l'altra semifinale sarà fra Straff e Fritz. Vedremo un po' chi la spunterà e chi andrà in finale, ragazzi. Spero vi sia piaciuto il match, è stato un buon match da parte di Cingomma. Un buon quarto di finale, Steve Johnson ci ha fatto vedere un buon tennis a tratti, però non è bastato perché Cingomma è stato più concentrato, l'abbiamo visto anche quel 70% finale di dato, che mi sono scordato di leggervi tutti i dati statistici alla fine del match, chiedo venia. Ho notato però il 70% di prima di servizio di Cingomma, e questo è un buon dato perché normalmente non passiamo mai il 50%, insomma un buon 70% ci possiamo stare. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, mi raccomando non vi perdete next match, perché sarà il next game o il next match, chiamatelo come volete, sarà contro Casper Ruud. Quindi mi raccomando, se vi va e siete nuovi iscrivetevi al canale. Continuate a seguire Johnny Otto Gaming, Full Hysteria Simulator, ci diamo appuntamento come sempre qua su Johnny Otto Gaming nei prossimi video. Ciao ciao!